Siamo in compagnia del presidente di AIS Veneto, Marco Aldegheri, e parliamo di Erba Vita, questo spirito enosolidale. Ogni anno AIS Veneto individua un vino particolare, che poi viene proposto nel formato Magnum, e viene messo a disposizione dell'utenza per fare un'opera buona. Questa tradizione continua. Hai usato la parola tradizione, in effetti è un appuntamento che si sta consolidando. Siamo alla nona edizione. È un momento molto particolare che ci avvicina alla fine dell'anno, al momento delle festività, e ci dà la possibilità, attraverso la vendita di un vino importante, di raccogliere dei fondi che destiniamo regolarmente a delle attività solidali. Quest'anno parliamo di autismo, un problema importante che, come ricordavano prima, spesso è sottovalutato o non si individua facilmente, no? Qui abbiamo una fondazione che sta facendo parecchio per questo, e quindi voi avete individuato, anche grazie alla delegazione di Treviso, questa fondazione, questo ente. Certo, Erba Vita nasce con questo obiettivo preciso. Fin dall'inizio abbiamo immaginato che dedicare il ricavato a delle associazioni, a delle onlus, a dei gruppi di lavoro che si spendevano sul territorio, in modo particolare con attività che riguardavano i ragazzi, i bambini, l'infanzia in genere, potesse meritare la nostra attenzione. Quest'anno la delegazione di Treviso ha individuato questa associazione che opera proprio in questo settore molto, molto particolare. Il vino simbolo di questa iniziativa, che si cela dietro l'etichetta di Erba Vita, Erba Vita 2019, è in realtà un vino molto, molto più datato. È un vino del 2010 ed è un raboso Piave dell'azienda Bonotto, quindi un vino emblema di un territorio che è legato a una storia immensa, con un'azienda che in modo particolare ha investito molto nel recupero di questo vitigno. Quindi una bottiglia che ha tutti gli effetti, come dire, rappresenta l'idea del prodotto di nicchia, dell'annata particolare, che può essere conservata a lungo, che può essere regalata ad amici, a persone care, avendo la certezza che quello che ricaveremo verrà poi destinato a un fine utile. Diciamo che nella buona tradizione di Erba Vita, in tutte le edizioni abbiamo, come dire, tirato la giacca a produttori importanti che molto generosamente si sono messi in gioco e ci hanno dato la possibilità di chiudere dentro quel vetro un vino importantissimo. Quindi 9 edizioni, 9 etichette di grandi vini che restano soprattutto vini da collezione. È chiaro che prima o dopo bisogna aprirle, ma abbiamo la certezza che sono bottiglie che possono tranquillamente rimanere sugli scaffali della nostra cantina.